Quando si inizia a dipingere, per chi è principiante, l'unica cosa è meglio partire con una composizione con pochi oggetti, ma ciò non significa che sia che venga un brutto quadro perché ci sono pochi elementi. Per esempio, se voi guardate il dipinto di Fantin Latour, dove c'è copiata solamente una tazza del caffè bianca con un cucchiaino su fondo scuro, potete vedere che si tratta di un capolavoro. Io ho deciso di partire con una composizione molto semplice, ispirandomi appunto a Fantin Latour, con una tazza del caffè in primo piano con il piattino e una tazza vuota subito dietro. Se voi osservate la composizione, potete racchiuderla in un triangolo. Per prima cosa vi insegnerò a lavorare sulla carta craft anziché sulla tela o su un legno. Perché la carta? La carta era molto usata in passato da parte dei pittori ad olio, tanto è vero che se andate a vedere le didascalie dei quadri esposti eseguiti da pittori dell'Ottocento, vedrete spesso dipinto su carta incollato su tela, perché la carta è un ottimo supporto che dà la possibilità di asciugare velocemente e poi, una volta che avete fatto 40 lavori sulla carta, potete metterle in un cassetto. Se fate 40 lavori su tela, avete bisogno di una stanza per archiviarli. Prediligo la carta craft per via del fondo che è marroncino e quindi i colori risaltano molto bene. E poi è una carta molto duttile, la trovate facilmente anche nei sacchetti di carta per la spesa dei supermercati. Quindi potete usare uno di questi sacchetti, lo tagliate, lo usate dalla parte dove non è stampato e la cosa funziona benissimo. Poi alla fine della puntata vi farò vedere come si tende sulla tela. Cominciamo dal disegno e occorre una gomma di caucciù e una matita 4B, 3B. Basta che sia una matita morbida, non usate le matite dure. Potete usare anche la matita carboncino. Quando iniziate il disegno dovete imparare a prendere le misure, cioè costruire qua la dimensione che si riferisce al cono visuale che si crea tra noi e il soggetto che stiamo copiando. Quindi per ottenere quel risultato non dobbiamo far altro che prendere le misure con la matita. Avrete visto i pittori che prendono la matita e la allungano davanti e fate coincidere la matita con la punta della matita con il vertice del disegno e con l'unghia andate a prendere la base. Vedete che la matita riporta, e io sulla matita riporto questa dimensione, la distanza tra me e il soggetto è di 2 volte, quindi riporto l'altezza 2 volte. Ecco, a questo punto io non devo fare un disegno più alto di questo. Voi direte, ma su un foglio così grande ci sta molta più roba. Sì, però a questo punto voi uscite dal cono visuale, cioè non abbracciate più con lo stesso sguardo sia il soggetto che il disegno. Allora, lo stesso discorso vale per la larghezza. La larghezza, prendiamo la misura e la riportiamo 2 volte, 1 e 1, 2.
In questo punto ci sarà l'apertura della tazza in fondo. E in questo punto c'è il piatto. Quindi tra questo rettangolo e questo rettangolo noi dobbiamo inserire la tazza in primo piano. Quindi voi disegnate un ingombro in questo modo. Allora, nella tazza in primo piano disegniamo l'ellisse dell'apertura della tazza, che è grande così. Controlliamo. L'altezza della tazza è questa e quindi noi facciamo la nostra ellisse. Ecco, quando disegnate un'ellisse dovete calcolare che questa metà è simmetricamente opposta a questa, quindi devono essere uguali. Questi sono gli errori principali che si fanno disegnando le ellissi, cioè quindi così e così. L'ellisse non va disegnata così. Oppure così e così. Oppure così e così. Cioè l'ellisse deve essere sempre simmetrica e poi qua deve essere sempre arrotondata. Non può essere fatta con queste due punte. Osservate bene l'inclinazione dei due lati della tazza, che devono essere identici, come si possono verificare facendo la verticale dalla base e controllando la distanza da qua a qua. Quindi questo è meno, quindi questo viene qua e così abbiamo i due lati simmetrici. Adesso facciamo il piatto. Bisogna disegnarlo come se fosse trasparente, se no non riuscite a legare bene i lati. I manici delle tazze sono delle cose un po' complicate e quindi dovete prima costruirla geometricamente, così facendo cadere, e poi all'interno di questo costruite il manico arrotondando nelle curve, e poi fate la parte interna . Ecco, se non costruite in questo modo, con queste geometrie, difficilmente riuscirete a fare un manico in una tazza. Adesso passiamo all'altra tazza. Allora, l'altra tazza parte da questo punto, arriva a questo punto. Naturalmente qua c'è la larghezza dell'ellisse che noi dobbiamo realizzare. Ecco, proseguiamo con la forma un po' particolare di questa tazza.
Naturalmente disegnate sempre come se fosse tutto trasparente per poter dar continuità alla forma. E ancora il manico dell'altra tazza, anche se si vede poco, dovete costruirlo in modo corretto. Lo strumento più importante del pittore è il pennello. Nel passato i pennelli erano tondi, cioè avevano questa forma. Oggi i pennelli sono diversi, esistono pennelli a punta piatta, pennelli a lingua di gatto e ancora pennelli con la punta tonda. La punta piatta nasce nel periodo degli impressionisti, cioè intorno alla metà dell'Ottocento, perché a qualche pittore gli è venuto in mente di schiacciare la ghiera rotonda e farla diventare piatta. Allora, con questa punta si ha la possibilità di avere segni diversi. Non che con il pennello tondo non ci potessero essere segni diversi, ma la duttilità della punta piatta dà una possibilità maggiore di segni. Perché parto con questo discorso? Perché oggi vedo, sia come pittore che come insegnante, vedo che normalmente, la gente usa il pennello solamente in un modo, mentre invece il pennello dà la possibilità di ottenere tantissimi segni diversi. Questi segni vengono utilizzati, soprattutto venivano utilizzati dai pittori del passato, per creare la plasticità della forma, e dopo vi faccio vedere come. Però la cosa che voglio aggiungere è questa: l'incapacità di usare il pennello come produttore di segni, a noi nel mondo occidentale, noi uomini bianchi, nasce appunto dalla mancanza dell'insegnamento della calligrafia. Allora, la calligrafia, penna e pennino, dà la possibilità di imparare a muovere e gestire la mano in modo da formare segni. Per esempio, nella pittura, nel sumi-e, la pittura cinese e giapponese, è normale avere l'insegnamento della gestione del pennello. La gestione del pennello viene fatto come nella calligrafia, nella loro calligrafia. E mentre per noi è normale che il pennello o la penna o la matita venga usata creativamente. Cioè, io vedo gente che tiene il pennello così. Il pennello va tenuto così. Bisogna capire che il pennello tenuto in questo punto crea un segno, in questo punto crea un altro segno, in questo punto crea un altro segno. In più, se voi dipingete con questo lato, cioè tenendo il pennello così, avrete un segno. Se dipingete a tre quarti avrete un altro segno, se dipingete di piatto avete un altro segno, se dipingete così avrete un altro segno ancora. Questo per darvi la base di alcuni segni. Quindi adesso vi faccio un piccolo esempio e poi incominciamo a dipingere. Allora, facciamo il segno con la mano vicina. Facciamo il segno con la mano alla distanza media. Facciamo il segno con l'impugnatura lontana.
Ecco, queste qua sono tre piccole differenze, ma se le analizzate bene vedrete che sono importanti conoscerle per l'esecuzione del dipinto. Ancora, il pennello, vedete quanti segni posso fare? Se questi segni li fate su un fondo, avrete sempre un fondo mosso, non un fondo piatto che sembra artificiale. Ecco, l'altra cosa è la possibilità di, per esempio, cambiare il segno in corso d'opera, vedete? Semplicemente facendolo ruotare. Quindi ci saranno occasioni in cui voi potrete usare questo segno o questo segno, oppure questo, ancora questo segno. Per esempio, se dovete eseguire degli alberi, delle fronde del fogliame, eccetera, eccetera, voi potete usare questo segno. Questo per farvene vedere alcuni. Poi, dopo, col tempo, imparerete a creare i vostri segni. Se voi andate a vedere da vicino i quadri degli impressionisti, cioè il quadro di Van Gogh, anche se con le cromie, eccetera, eccetera, può ricordare i quadri degli altri impressionisti, ha dei segni diversi dal quadro di Monet, che ha dei segni diversi rispetto ai quadri di Renoir, che ha dei segni diversi rispetto ai quadri di Pinco Pallino. Però, di base, c'è una gestione cromatica comune, ma la personalità del pittore viene fuori dal gesto, perché il gesto in pittura, il segno in pittura, è come la calligrafia. All'inizio, quando uno impara, sembrano tutti che scrivano allo stesso modo, ma dopo ognuno prende l'impronta del suo carattere. Quindi questo vale anche per il segno in pittura. Osservate il soggetto. Voi dovete sempre accennare alle ombre, perché le ombre danno la tridimensionalità. Noi, siccome siamo pittori, dobbiamo ottenere su due dimensioni l'effetto della terza dimensione, e la terza dimensione la otteniamo o con la prospettiva e con l'ombreggiatura. Quindi bisogna segnare i punti in cui ci sarà l'ombra, soprattutto anche l'ombra del piano. Adesso prepariamo il bistro. Il bistro è il nero pittorico, che si ottiene mescolando in parti uguali blu, rosso e giallo, però si ottiene anche mescolando i complementari fra loro, tipo il magenta, il rosso magenta e il verde smeraldo, oppure il blu oltremare con l'arancio di cadmio, oppure il viola di cobalto con il giallo. Noi adesso abbiamo a disposizione pochi colori, cioè io vi insegno a lavorare con pochi colori, e otteniamo il bistro mescolando blu, rosso e giallo e bianco. Allora creiamo il bistro mescolando il blu, aggiungiamo il giallo fino ad ottenere un verde molto intenso, un verde bluastro, e poi aggiungiamo anche il rosso. A questo punto, con il bianco, controlliamo la tonalità del grigio che si ottiene. Allora, con questo colore noi incominciamo a fare le ombre. Perché? Perché il dipinto deve sempre apparire ai nostri occhi tridimensionale. Osservate il soggetto.
Il colore deve essere molto trasparente, perché quindi con tanta trementina, perché la pittura a olio deve essere fatta grasso su magro, vuol dire che questo rispetto alla carta è magro e il colore del tubetto che useremo dopo senza trementina rispetto a questo è grasso e questo è magro, quindi è il rapporto grasso su magro. Dopo aver fatto le ombre, la prima cosa da fare è il fondo, perché noi tutto quello che vediamo lo vediamo su un fondo, anche se fosse un paesaggio, noi lo vediamo sul fondo del cielo. Vedete, questo è il risultato di una mescolanza equilibrata tra blu, giallo e rosso. E adesso partiamo a dipingere. Ecco, partiamo appunto dal fondo. Quando fate i fondi non partite dall'esterno e poi andate all'interno, ma partite dall'interno così, cioè dovete scontornare subito e poi non fate tante righine così, ma prendete il pennello, lo appoggiate, schiacciate e ecco fatto, vedete i contorni. E poi dovete sempre schiacciare, non dovete fare col pennello così, dovete fare segni, fare dei segni sempre. Avete visto il gesto che ho fatto qua? Cioè ho fatto così, cioè ho schiacciato, schiacciato e poi staccato all'improvviso. Insomma, dovete litigare con il fondo, non dovete star lì ad accarezzarlo. Qua noi abbiamo la parte in luce di questa base, va schiarita ancora un po'. Avete visto il gesto che ho fatto per fare questa curva, che è così, così e così. La rotazione del pennello è importante. Ritorniamo con lo scuro per l'ombra.
Osservate bene come muove il pennello e vedete la forza che ci metto nel... Ecco, questo principio del fondo a pennellate che vi ho mostrato, vedete che lo potete riscontrare anche in questo dettaglio del quadro di Trousseau-Trek. Osservate quanto nel passato, questo qua è un lavoro di Trousseau-Trek, quanto nel passato usassero la carta color paglierino da pacco, carta craft per intenderci, quanto lo usassero per la pittura a olio. Adesso partiamo con la tazza in secondo piano, che è leggermente più grigia. Ricordate che dovete sempre partire dal fondo e a poco venire in superficie. Questo grigio è la tonalità e come vedete io qua vedete adesso allento la pressione e ho la curva creata solo con un segno. Il colore è un po' più appena più caldo, quindi scaldo la tonalità e ripeto il segno. Ecco fatto. Qua sotto è appena più scuro. Vedete che io sto usando lo stesso pennello anche per le parti più sottili, ed evito di usare pennelli piccoli, perché col pennello piccolo potete fare solo un tipo di segno, mentre invece con questo pennello potete fare tanti segni diversi, come per esempio questa parte in luce. E adesso correggo . Osservate il soggetto . Altro pezzo leggermente più caldo ancora e poi si va sulla zona di grigio aggiungendo bistro. Poi con il pennello umido date delle pennellate verticali in modo da fondere le due tonalità. Osservate il soggetto. Solo con la trementina. Adesso proseguiamo con i nostri grigi. Come vedete l'abbozzo deve andare avanti in modo uniforme e poi dopo si rifinisce. In questo punto c'è quasi la massima luce. Qua abbiamo
un po' di scuro. Un po' più di bianco caldo. Qua la parte in ombra. Come vedete, io lavoro all'inizio in modo molto largo. E poi qua c'è il massimo scuro. Osservate il soggetto, e qua il lato chiaro. Ecco, l'abbozzo è finito in pratica, e poi adesso partiremo col fare i dettagli. Osservate il soggetto. Adesso con un pennello a punta tonda sintetico andiamo nei dettagli. Diamo una piccola velatura qua dentro. Dunque, la velatura è una tonalità trasparente che viene data sul colore per esempio far variare la tonalità senza cambiare il tipo di profondità. Per esempio, se io dovessi schiarire un certo punto qua di questo fondo, darei sopra una velatura così, e adesso appena evapora la trementina vedete che cambia il tono, lasciando intravedere la pennellata sotto. Adesso riprendiamo con la tazza in secondo piano e andiamo a dettagliare un po' di più. Ripartiamo dal fondo e modelliamo in modo più corretto. Naturalmente, come diceva Cézanne, più si dipinge e più bisogna dettagliare il dipinto, il soggetto viene più dettagliato. Quindi il dipinto segue ancora la logica del disegno. Naturalmente questo gioco di tonalità darà al fondo un certo respiro. Vedete come cambio la direzione della pennellata? Adesso andiamo a dipingere l'interno e correggiamo la differenza di spessore del bordino in luce. Se osservate il soggetto, noterete che in questo punto c'è una tonalità più calda. Il blu va aggiunto anche da questa parte
in modo di dare più profondità. Osservate il soggetto. Ecco, queste tonalità grigio-azzurre alla base della tazza ci danno una certa profondità. Creiamo questa tonalità. A poco renderemo più morbida questa superficie. Naturalmente vedete il vantaggio di avere il fondo è color ocra, un color paglierino. Vedete che questi spazi, che avendo la tela bianca sarebbero bianchi, quindi molto molto vivaci, molto importanti, diventano più tonali ed è un valore in più. Diamo un colpo di luce sulla base e poi cerchiamo di alleggerirlo per non farlo troppo brillante. Ecco fatto. Come potete vedere, qua abbiamo velature azzurrognole, velature aranciate, eccetera eccetera, che danno volume alla nostra tazza. Questa tazza possiamo considerarla finita. Adesso passiamo all'altra tazza. Altra tazza. Questo bianco del manico deve staccarsi da quello dietro e dovrebbe essere raffreddato un pochino. Rinforziamo la luce all'interno della tazza, rendendola leggermente più giallognola. Osservate il soggetto. In questo punto c'è una luce più forte che va sfumandosi verso l'interno. Adesso prepariamo lo scuro interno, cioè lo scuro, la mezza tinta interna della tazza, e con questo andiamo a coprire le imperfezioni dando anche la profondità. Poi noi abbiamo delle protuberanze che si vedono sul bordo della tazza. E le troviamo anche su questa tazza dietro. Vanno solo segnate in parte e poi dietro vanno a sparire. E vanno a sparire facendole quasi con il colore dell'ombra della tazza. Ecco, le alleggeriamo tamponando col dito, così. È arrivato il momento di rinforzare le profondità e cominciamo partendo dallo scuro di primo piano e rinforziamo tutte le ombre portate sulla base della tazza. Cioè, questa operazione, come vedete, ci dà subito l'effetto di primo piano. E adesso ci spostiamo su tutte le altre parti più profonde, sempre con il bistro. Adesso invece passiamo a tutte le parti in luce e riprendiamo il bianco ocraceo che c'è all'interno della parte più luminosa dell'interno della tazza. Quindi, subito dopo, passiamo all'ombra,
creando un'ombra luminosa nella parte più scura della tazzina e naturalmente sovrapposta al colore precedente creiamo una specie di volume che si sfuma a poco. A questo punto passiamo al bugnato che intravediamo sul bordino in alto della tazza. Se osservate il soggetto, vedete le diverse qualità di bianchi e di grigi. Per esempio, il bianco sulla pancia della tazza è molto più chiaro di quello che è all'interno della tazza. E quindi non dovete far altro che mettere un bianco sempre più puro. Nella parte inferiore dovete scaldarlo un pochettino con dell'ocra e così si ottiene la rotondità della tazza. Poi passiamo alla parte scura, la parte in ombra della tazza e incominciamo dalla base e aggiungiamo del grigio azzurro al bianco che avevamo usato prima e otteniamo così una base scura ma brillante nello stesso tempo. Via via sfumiamo con la parte superiore. Osservate ancora il soggetto e realizziamo la parte di ombra all'interno della tazza. Naturalmente adesso con questo pennello tondo piccolo riusciamo ad andare nel dettaglio, per esempio facciamo la luce brillante riflessa nel punto estremo della tazza. Ora attacchiamo il piattino sempre con il bianco piuttosto freddo per ottenere il primo piano. Uniamo il bianco, fondiamo il bianco con il chiaro che c'è nella parte posteriore del piattino, ritorniamo sul primo piano e a poco dando colori per accostamento raggiungiamo la plasticità. Ritocchiamo le imperfezioni. Osservate il soggetto, guardate bene le luci. Ecco, ora riprendiamo il fondo. Quando si riprende il fondo, poi bisogna ritoccare anche altri punti perché ormai il nostro lavoro volge al termine. Quindi vedete che diamo dei colpi alla parte più scura e poi dobbiamo accentuare il primo piano e in questo caso lo si fa scurendo la parte piegata del piano. Ecco, il nostro esercizio è terminato. Adesso, una volta che il lavoro sarà asciutto, possiamo incollarlo su una tela e vi mostriamo come si fa. Bagnate la tela e la tendete con le puntine da bagnata. Bagniamo con l'acqua e l'olio non teme l'acqua, quindi potete bagnarlo tranquillamente senza alcun problema. Naturalmente ha dipinto asciutto e poi dietro mettete una soluzione di vinavil e acqua. Naturalmente potete mettere anche la colla di coniglio, che sarebbe meglio. Dopodiché fate aderire bene, facendo attenzione a togliere tutte le pieghe.
Come vedete si è asciugato e quindi a questo punto possiamo metterlo su un telaio. Arrivederci alla prossima puntata.